Oggi 6 gennaio 2024, qui si festeggia la Befana della compagnia portuale di Ravenna. Adesso entriamo dentro e poi scopriremo il divertimento della festa. Complimenti per essere qui in un periodo di nuova elezione. Qui tu, non ho saltato un anno. Dice molto. Qui è saltata per il Covid, ma quando l'hanno fatta ci sono sempre stati. È vero, me l'hanno detto. Sì, ma devo... Open your eyes. Inside. In this wonderful city of the heart. And look around and see these beautiful avenues. And see the peace coming towards you. And stand still. Stand very, very still. So the peace can come. Ragazzi, buongiorno. Chiedo cortesia di cominciare a sedermi, così voglio partire dalla persona più vicina a me, vicina non in senso solo fisico, vicina anche dal punto di vista professionale, vicina dal punto di vista logistico, perché si parlano pochi metri da dove lavoriamo praticamente tutti i giorni, vicina anche nelle lotte, nelle battaglie appunto professionali. Chiedo di fare un saluto al direttore operativo dell'autorità di sistema portuale, Mario Pertosino. Grazie. Grazie Luca, buongiorno a tutti, guardate, siamo detti 30 secondi, io porto ovviamente i saluti del nostro presidente Daniele Rossi, che non può essere qui oggi, l'autorità portuale è l'ente pubblico che governa il nostro porto, che è uno dei principali porti italiani, io dico sempre il migliore, grazie anche alle tante imprese che vi lavorano, ma soprattutto grazie anche alla grande lavoro e alla professionalità della cooperativa portuale, compagnia portuale, senza la quale veramente questo porto non avrebbe raggiunto i livelli che ha raggiunto oggi. Grazie ancora, grazie dell'iniziativa e buona visione. Ligissimo a dovere nelle tempistiche perfette. Grazie mille Mario. Da direttore a direttore, un altro direttore che prima di essere direttore è stato mio compagno quando, come dicono anche tanti soci, una volta lavoravamo, quindi lo ringrazio di questo. Denis Di Martino, direttore della cooperativa, ha detto che siamo bravi, cosa dici, confermi? Ah, grande, grazie Luca perché mi hai detto che almeno una volta ho lavorato nella mia vita, che è già una cosa importante. Anch'io veramente telegrafico, devo dire che la platea che ho davanti è quella, è una platea straordinaria, è un pubblico veramente, veramente importante. Oggi è una giornata tutta dedicata ai bambini, dedicata ai più piccoli. La Befana dei Portuali ha ormai raggiunto, diciamo così, la caratteristica della tradizione, perché sono veramente tantissimi anni che facciamo questa iniziativa. E ci pensavo proprio ieri, purtroppo 40 anni fa, quando ero un bambino, andavo anch'io alla Befana dei Portuali, perché sono figlio di portuale, anzi in famiglia. Mio nonno era portuale, mio babbo era portuale, io sono un portuale e devo dire che sono molto contento e molto orgoglioso di essere qui oggi a rappresentare la compagnia portuale, a portare a tutti voi il nostro saluto, e oggi per la prima volta è presente alla Befana dei Portuali anche mia figlia, quindi diciamo è una cosa di 2 anni che saluto, ciao Olivia. E quindi insomma è proprio una cosa che si tramanda di generazione in generazione e credo che più tradizionale di questo non ci possa essere veramente nulla. Buona giornata a tutti e buona visione. Grazie mille Denis, è un'emozione quando per la prima volta ancora è venuto mio figlio, c'era Nemo, quindi un po' di acqua sotto i ponti, nel Candiano, esatto, c'era un topolino che si muoveva ancora così bianco e nero. Grazie mille Denis.
Geologicamente parlando mi allontano un po' di più da Via Antico Squero 6, che è la nostra sede. Passo di là, attraverso la Darsena, e vado, una compagnia sempre presente in questa nostra avventura, nella nostra Befana, compagni di viaggio che ci aiutano sempre a organizzare e avere questi risultati qui quando facciamo questa manifestazione, gruppo Biper, Biper Banca. Un ringraziamento oggi al direttore di agenzia appunto Darsena, Riccardo Baravelli, che ci porta i suoi saluti. Grazie Luca, buongiorno a tutti, buon anno e buona festa alla Befana. Ringrazio la compagnia per l'invito, è stato molto, molto gradito. Insomma, è un piacere condividere questa giornata con voi. Rappresento appunto Biper Banca, filiale della Darsena. Siamo una banca, insomma, che cerca di rimanere molto vicina al territorio, e la presenza appunto per confermare la vicinanza alla città, al porto e alla compagnia stessa. La festa della Befana è un bel momento, per tutti, per i bambini, ma anche per i più grandi che tornano ad essere un po' bambini, un giorno di gioia e di magia e di tradizione. Niente, non voglio portarvi ulteriore tempo, immagino i bimbi vogliono vedere lo spettacolo, per cui buona visione a tutti, grazie. Grazie mille anche della vicinanza mai scontata e sempre gradita del gruppo BIP. Oggi è il 6 gennaio, vi posso assicurare che, adesso magari domani no perché è domenica, quindi sarà il 7, lunedì sarà l'8, la prima persona che l'8 gennaio prenderà in ufficio e mi chiederà l'anno prossimo la facciamo la Befana, sarà il nostro presidente del circolo, perché se io tengo a questa manifestazione c'è sicuramente chi ci tiene altrettanto, quindi un ringraziamento anche perché la macchina organizzatrice di questo evento vede sicuramente al volante il nostro Luigi Spadaro, presidente del circolo, al quale chiaramente chiedo di fare il suo saluto. Grazie a tutti, a Luca come al solito sempre gentile, sempre bravo. Il problema di base è questo, cioè il circolo sta cercando di continuare almeno sulle tradizioni, e questa è una di quelle tradizioni che ci serve proprio a ricordarci che possiamo anche stare più insieme. Il circolo quest'anno, parlo del circolo perché il circolo quest'anno voi sapete che è un circolo sportivo, ricreativo, e a livello sportivo ha raggiunto, è stato un anno incredibile. Sapete che abbiamo la lotta libera, la libera greco romana, maschile e femminile. Dopo faremo la premiazione di ben 6 atleti campioni italiani. Abbiamo avuto la pallavolo femminile che ha vinto il campionato di serie D ed è stata promossa in serie C. Abbiamo avuto un pescatore da terra che addirittura è diventato campione europeo. Quindi per il circolo diciamo che è il massimo che potevamo ottenere, è uno dei record che abbiamo ottenuto. Ecco, brevemente due parole. Il circolo organizza organizza i crei estivi per i bambini, li organizziamo, dopo ci sarà la casa, saranno i numeri di telefono mandati a tutti quanti, li organizziamo alla Standiana. Sul sociale organizziamo quest'anno, dopo il coronavirus, riusciamo a riprendere il progetto che avevamo con gli anziani, quindi porteremo, l'ultima volta avevamo 17 case di riposo che portavano gli anziani, che erano tre gruppi, un po' a passarsi il tempo sempre alla Standiana. Ecco, l'ultima cosa che vi chiedo, noi stiamo cercando di informarvi il più possibile, quindi stiamo cercando di informarvi attraverso il sito, attraverso l'email. Quindi eventualmente se ogni tanto gli date un'occhiata vi diciamo grazie. Grazie di tutto. Dai bambini a quelli un po' meno bambini, quindi il circolo ha come compito, come obiettivo quello di raccogliere un po' tutti questo spettro di età. E chiaramente, l'ha detto prima Luigi, le soddisfazioni proviamo a togliercele prima di tutto sul lavoro, siamo amministratori e quindi proviamo a essere campioni di lavoro, ma ho capito bene, ci sono campioni anche dal punto di vista sportivo, chi meglio del rappresentante della lotta in compagnia portuale, Carlo Satos, può ricordare quelli che sono un po' i numeri e i risultati ottenuti quest'anno. Carlo. Grazie Luca.
Buongiorno a tutti, buongiorno bambini, buona Befana a voi e a tutti i vostri genitori. Come vi diceva Luigi, quest'anno è stato, quest'anno, il 2023 naturalmente, perché siamo già nel 2024, è stato un anno eccezionale veramente, nel senso della parola, perché le nostre associazioni sportive riconosciute dal CONI, FIPSAS, FIPAV e FINCAM, hanno ottenuto dei risultati che erano anni e anni e anni che non riuscivamo ad ottenere. Quindi se vogliamo cominciare a fare le presentazioni, chiamo subito la FIPSAS, Pesca Sportiva da Riva, Valerio Mingozzi, campione europeo anno 2023. Ancora e ci proviamo anche nel 2000 quest'anno. Ora andiamo nella FIPA, pallavolo femminile, è stato un anno eccezionale anche per loro perché vengono prima classificata della Serie D 2023 e promossa in Serie C, quindi chiamiamo il responsabile Yasio Cesare a ritirare un piccolo premio che viene riconosciuto. Grazie ancora a Pallavolo che ci sta dando le grandi soddisfazioni. Ora veniamo alla FILCAM, lotta olimpica, e ripeto, quest'anno è stato un anno eccezionale, 2023, perché abbiamo avuto due campioni assoluti senior che erano 27 anni che non venivano nel nostro circolo, e quindi è stato veramente un anno eccezionale. Quest'anno l'ha vinto Leon Rivalta, campione italiano junior e campione italiano senior assoluto 2023. Ha ottenuto il primo posto nel torneo internazionale grandissimo a Tallinn in Estonia e ha partecipato ai campionati europei 2023. Grazie ancora Leon per la tua soddisfazione che ci sta dando. Zicche Michele, che purtroppo non c'è, campione italiano assoluto di lotta greco-romana 2023, categoria chilogrammi 72. Abbiamo Cusano Stefano, che l'ho visto qui presente, campione italiano anno 17 lotta greco-romana 2023, categoria chilogrammi 48, e anche vince la Coppa Italia anno 17 chilogrammi 148 2023. Ancora Stefano. Abbiamo un ragazzo che si è infortunato in uno stage che abbiamo adesso, che stanno facendo infatti una gara internazionale, Antonio Pasi a Riccione, e Alessio Pignato, campione italiano under 13 dopo di Romano 2023, si è infortunato in questo stage. E adesso la porta a Leon piano piano, campione italiano anche 13 kg 62. Non abbiamo cominciato tanto bene nel 2024, eh? Grazie Alessio. Poi naturalmente non ci sono oggi perché sono in gara Enrique Campanale, campione italiano under 13 di lotta greco-romana, categoria 68, e Giulio Borioli, campionessa italiana under 13 di lotta stile libero 2023, categoria chilogrammi 46.
quindi diciamo ancora grazie ai nostri atleti e grazie anche ai nostri creatori e al circolo e alla compagnia sportuale che ci dà la possibilità di continuare con questo bellissimo sport. Grazie a voi di portare in alto e a questi livelli il nome del gruppo della compagnia portuale, anche attraverso lo sport. Quindi abbiamo parlato di campioni nel lavoro, abbiamo parlato di campioni nello sport con risultati eccellenti, ancora grazie soprattutto ai ragazzi, ma ancora una volta, lo so perché ho due figli che fanno sport diversi e un impegno, grazie a chi gli permette di coltivare queste passioni e questi, appunto, questi sport e ottenere questi risultati, perché significa sacrificio e tempo. Quindi campioni nel lavoro, campioni nello sport, bisogna però insegnare a essere anche i ragazzi campioni nella vita, che forse è il compito più difficile. Vi posso dire la verità che per esserlo bisogna insegnare a loro dei valori, valori come la solidarietà, valori come il prendersi cura anche di altre persone, valori che trovano appunto un'importanza raggruppata qui in mezzo a noi nel presidente dell'associazione Terzo Mondo, Charles Chameni, al quale ringrazio sicuramente di essere qui presente con noi e al quale come tutti gli anni chiedo il suo prezioso e sempre gradito saluto. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Che dire della Befana dei Portuali? E la Befana dei Portuali, la sua generosità va sempre oltre ogni ragionevole limite. L'anno scorso, grazie anche al sostegno della Befana dei Portuali, abbiamo organizzato a Ravenna la sesta edizione del torneo multietnico. In quel torneo multietnico, dove partecipa praticamente tutta la città, dalle istituzioni alla società civile, abbiamo raccolto i fondi, parte di questi soldi sono state consegnate al sindaco per sostenere le famiglie ravenate che hanno sostenuto, diciamo, che hanno avuto dei problemi causati dagli eventi atmosferici. Un'altra parte è andata a incrementare il contributo della regione Emilia-Romagna e del Dipartimento della Cooperazione Internazionale del Comune di Ravenna per offrire una formazione a 150 donne del Camerun scappate dalla guerra interna. Queste donne hanno ricevuto la formazione in fabbricazione di sapone liquido e solido e in tintura dei tessuti. Queste donne hanno praticamente perso tutto, hanno perso case e familiari, hanno dovuto lasciare la propria terra per trasferirsi sempre dentro in Camerun, in una zona dove non sono mai stati. E questo sostegno partito da Ravenna sta dando un sollievo molto 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 importante a queste famiglie, che vi porto anche i loro saluti. Ogni anno abbiamo sempre il calendario della Befana. Quest'anno è un calendario parlante, calendario, e i proventi andranno sempre a sostenere queste donne qui, perché il nostro intento è veramente di renderle autonome e di cercare di non pensare più alla disastrosa situazione che hanno vissuto. Quindi bambini, prima di andare a casa, ricordate ai vostri genitori di regalarvi un calendario, perché portando a casa questo calendario regalerete un sorriso a un bambino del Cambio. Grazie e buona visione. Mi raccomando, li troverete all'uscita dopo, quando appena finito il film. Grazie ancora mille, Charles. Last but not least, a fianco a me una persona, sicuramente con tanti ruoli nel suo impegno professionale e tutto, ma sicuramente una persona che
Nel 2016 ha preso un impegno, e tra i tanti impegni che ha preso e tra i tanti impegni che ha mantenuto c'è sempre stato quello di avere una vicinanza, e per quello che riguarda il gruppo Compagnia Propuale, non tanto in queste giornate qui dove non ne ha mai mancata una, ma soprattutto nelle lotte che la Compagnia Portuale ha sostenuto. Quindi anche solo per questo, che sarebbe già importantissimo, lo ringrazio, ma lo ringrazio anche di essere qui, perché come dicevamo, questa è la giornata, è una manifestazione alla quale la Compagnia Portuale tiene tantissimo, e la sua presenza costante ci allieta sempre, ci fa sempre molto piacere. Un saluto anche dal sindaco di Ravenna, Michele De Pasquale. Brevissimamente, vi potrei dire tante cose, ma non ve ne dirò tante, ve ne dirò pochissime. Potrei unirmi a tutte le cose che sono state dette prima di me nel raccontarvi quanto la Compagnia Portuale sia importante per la città di Ravenna, quanto attorno alla Compagnia Portuale si, diciamo, graviti in termini di iniziative culturali, di iniziative sportive, di iniziative di solidarietà, quanto la Compagnia Portuale si attiva nella nostra città, quanto da un punto di vista professionale la Compagnia Portuale sia una grande eccellenza del porto di Ravenna. Abbiamo alle spalle anni molto difficili, con traffici che sono prima calati, poi aumentati, poi ricalati, poi riaumentati, il Covid ha stravolto i flussi delle merci, poi la guerra in Ucraina, poi diciamo esigenze continue, aumentare l'organico, poi avere dei cali di flusso, quindi una difficoltà molto grande, ma l'unica certezza in tutta questa dinamica è sempre stata la correttezza, la serietà, la professionalità, la forza della Compagnia Portuale Ravenna. Ma la Compagnia Portuale Ravenna è qualcosa in più, e una giornata come questa lo testimonia, perché oltre a far bene quello che è la sua funzione, il suo mestiere, il suo ruolo nella città, è un grande cuore pulsante nella città. E io oggi vi devo dire un altro grazie, perché quest'anno, il 2023, lo sapete, per tante famiglie ravennate è stato un anno molto difficile. E quando c'è stata l'alluvione di maggio, e quando in questa sala c'erano famiglie sfollate dalle loro case, quando molti erano preoccupati, io ho ricevuto la classica telefonata, quella del gruppo dirigente della Compagnia Portuale, di Luca e di Denis, con un'unica domanda: cosa serve? E quello che serviva è stato messo in campo per la città, e questo è avvenuto da quando io sono sindaco. Questa domanda io me la sono sentita rivolgere in ogni circostanza. Quindi la compagnia è una grande realtà, il lavoro portuale va difeso tutti i giorni, ma questo vostro essere una grande comunità dal grande cuore, sappiatelo, è un grande valore, è un grande patrimonio di Ravenna, e va difeso da voi, da noi, da tutti, ma dobbiamo anche esserne tanto orgogliosi. Quindi buona Befana e buon 2024. Bravo! Grazie mille, una degna conclusione al gruppo Compagnia Portuale, che oggi vede queste persone, domani ne vedrà altre, tempo fa ne aveva altre ancora, ma sicuramente la costante della figura e dello spessore del gruppo Compagnia Portuale a Ravenna sarà da qui, speriamo, nella storia. Un ringraziamento a tutti, ora inviterei il personaggio principale della giornata odierna, ovvero le nostre belle Befane, che più gli abbassiamo l'età, maggior riscontro troviamo nei ragazzini presenti in sala, quindi ho visto che questa cosa qui paga, quindi chiedo di dare un presente ai nostri gentili ospiti. Guarda, passo da qua, per rendere le cose più facili, tutto è diviso in colori, maschi e femmine, così hanno i regali in base alla loro età. E questa divisione, fatta molto accuratamente, è utile anche per le persone che arrivano con la lettera e vanno in base al colore, non devono stare a impazzire anno, maschio, femmina, colore, e poi dicono maschio, femmina, e il colore, e poi dopo il regalo è in base a maschio, femmina. Quindi è tutto molto, molto fluido. Sì, no, molto facile, organizzata bene. Chiaramente, come diciamo tutti gli anni, speriamo di vederci il prossimo anno. Grazie ancora! Thank you.
Thank you.